Sono molto contenta di questo invito, vi ringrazio di avermi dato questa opportunità. Mi spiace di non poterlo fare persona e spero che ci sia presto occasione per incontrarci, perché davvero ho incontrato pochissimi di voi per adesso, spero presto di potervi conoscere. Sono contenta di raccontarvi un po' i miei dati un po' più recenti. Parlerò di modelli animali, di psicopatologie basate sull'esposizione a stress e come farmaco di chetamina, che, come penso molti di voi sappiano, è appena stato approvato esketamina. Poi appunto Francesco ci ha fatto una bellissima presentazione un paio di settimane fa riguardo esketamina come nuova terapia innovativa della depressione. Spero che questa sia un'occasione un po' per conoscerci, iniziare a conoscerci e magari anche appunto conoscendoci, avere qualche modo di incontro, punto di incontro, eventualmente anche insomma, se ci sono degli interessi di collaborazione, sarei molto contenta. Allora, come vi dicevo, sì, parliamo di chetamina, ma prima che di chetamina dobbiamo parlare di stress. E insomma, siamo un po' tutti stressati, quindi secondo me è un argomento che bene o male ci può interessare tutti. Ma qui parliamo di che cosa fa lo stress sul nostro cervello. In linea di principio, si tende a considerare lo stress come qualcosa di negativo, cioè sono stressato, c'è cioè qualcosa che esiste al di fuori di me, che è questo che viene definito stress e che è una cosa per forza negativa. In verità non è proprio così, e non è proprio così per diverse ragioni. Intanto, lo stress non è una cosa che sta fuori di noi. Lo stress in realtà è una risposta del nostro organismo. E infatti sarebbe molto più corretto parlare non di risposta allo stress, quindi come se lo stress fosse qualcosa fuori di noi, ma come risposta dello stress, cioè la risposta del nostro organismo a qualcosa che cambia. Quello è stress. E che cosa definisce che cosa è stress? È come sempre il nostro cervello. Quindi a orchestrare questa risposta è il nostro cervello. Ma più precisamente non è tutto il nostro cervello, ma un nucleo del cervello all'interno del talamo, il nucleo paraventricolare, e qui finisce, si va a codificare un segnale come stress. E questo attiva quella che è appunto nota come la risposta dello stress, l'asse, l'attivazione dell'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, che culmina quindi con l'attivazione poi a livello dell'ipofisi e quindi poi stimolazione a livello delle ghiandole surrenali, culmina con il rilascio di glucocorticoidi nel circolo venoso. Glucocorticoidi, mi sentite bene? Sento un po' di rumore. Sento rumore di fondo. Forse c'è qualcuno con il microfono acceso. Per Grazie. cortesia, dovete tutti chiudere il microfono, per piacere. Io non so, io vedo sulla diapositiva una scritta con visualizzazione delle applicazioni. La vedete anche voi? No, la vedo solo No, io. sì, Sì, certo. anche noi. E Sì. allora qualcosa, Vabbè. Laura, perché va a finire che c'è qualcosa che disturba la tua presentazione, perché Allora, proviamo così, stop c'era sharing, aperto un rifacciamo. microfono, ma adesso è stato chiuso, ho visto. Ok. Anche Crocamo, Cristina Crocamo ha il microfono attivo. Se no faccio Ok. così. Ma qui così è peggio però. No. Non è uguale a prima, no, è peggio così però, perché vedete Sì, no, anche no. No, questo. anche in questo caso lo vediamo. Va bene, senti, se non ci dà Mamma mia. fastidio, praticamente portiamolo avanti così. Se non c'è scritto niente di particolare qui sopra, si vede di sottofondo che c'è scritto la risposta per lo stress. Quindi. Non, cioè io sto sharando Sì. PowerPoint, Sì, non quindi dà così fastidio, direi che possiamo possiamo andare fare. avanti. Vai, non ti Ok. preoccupare. Vado avanti. Sì. Quindi culmina con questo rilascio in circolo dei glucocorticoidi, che sono questi ormoni che hanno delle azioni plurime sul nostro organismo, poi ne andremo a vedere alcune. Glucocorticoidi che principale di questi nell'uomo è il cortisolo, siccome poi parleremo invece di modelli animali, nel roditori dobbiamo tenere presente che non è cortisolo ma è corticosterone, cioè è leggermente diverso l'ormone, ma poi di fatto ha le stesse funzioni. Quindi,
tenete presente che lo stress principale che tutti noi sopportiamo tutti i giorni è svegliarci la mattina, cioè il risveglio al mattino attiva quest'asse, l'asse ipotalamo-ipofisi sul rene. Infatti i livelli circolanti dei glucocorticoidi seguono un'oscillazione dei cambiamenti che hanno un ritmo circadiano, quindi con un picco al risveglio e poi vanno a scendere nell'arco della giornata. Teniamo di nuovo presente che nel roditore funziona il contrario, loro il picco ce l'hanno la sera. Per questo nei protocolli di stress che utilizziamo di solito lo stress viene fatto al mattino per non confondere, per evitare il fattore confondente del picco endogeno fisiologico di corticosterone. Quindi i glucocorticoidi hanno questa oscillazione circadiana che è appunto fisiologica. Ogni evento però che è codificato come stress può creare un ulteriore pulse, quindi avremo questo andamento normale fisiologico che è uguale tutti i giorni e poi dei possibili picchi durante la giornata. Che cosa fanno? Cosa fa lo stress? La risposta dello stress nel nostro organismo è in realtà un po' più complessa di come ve l'ho raccontata finora, senza entrare troppo nei dettagli. Insieme all'attivazione ormonale, quindi dell'asse ipotalamo ipofisi sul rene, c'è anche un'attivazione invece simpatica con sempre quello della ghiandola surrenale e rilascio di adrenalina, noradrenalina. Questo effetto ovviamente essendo di natura sinaptica è più rapido e quindi abbiamo un immediato rilascio di adrenalina, noradrenalina in circolo che ha quindi effetti molto, molto veloci, mentre gli effetti mediati dai glucocorticoidi sono sia abbastanza rapidi che prolungati nel tempo. Ricordiamo che i recettori classici per i glucocorticoidi sono recettori nucleari, dunque che mediano reazioni appunto nucleari legate alla sintesi proteica, cambiamenti della sintesi proteica. Come vedete nello schemino sotto, gli effetti sono plurimi, sono degli effetti appunto sistemici che si percuotono un po' in tutto il nostro organismo, innanzitutto sulla frequenza di respirazione, sul battito cardiaco, vari effetti metabolici, sul consumo di glucosio e appunto viene reso disponibile glucosio pronto all'uso. Questo perché? A cosa serve tutto ciò? Serve per attivare quella che viene chiamata fight or flight response, cioè noi siamo stati sviluppati dal punto di vista dell'evoluzione come pronti per combattere o scappare davanti a una situazione che è codificata come stressante o pericolosa. Per questo, anche se io ho una presentazione davanti a tutti, ho le stesse alterazioni che avrei davanti a una belva sostanzialmente, quindi aumento della frequenza cardiaca, mancanza di salivazione, ce le ho tutte, quindi ve le posso descrivere chiaramente, no? Perché il nostro asse ipotalamo ipofisi sul rene è stato sviluppato in questo modo qui. Però dobbiamo tenere presente che tutto questo è fisiologia, quindi lo stress non è per forza negativo, è una risposta che abbiamo a un cambiamento. Adesso ve lo racconto un po' meglio nella slide successiva, ma un altro passo che dobbiamo fare è che tutte queste reazioni sistemiche si ripercuotono e si manifestano in un modo specifico anche sul nostro cervello, particolarmente in alcune aree del nostro cervello che sono particolarmente sensibili alla risposta dello stress. Quindi teniamo presente questi concetti. In questa slide precedente, vedete questa freccina blu ci ricorda che peraltro i glucocorticoidi hanno anche un effetto di feedback negativo, perché altra cosa molto importante è che la risposta dello stress deve essere efficace, rapida, ma anche spegnersi altrettanto efficacemente e rapidamente, perché sennò non saremmo pronti a rispondere nuovamente a un altro cambiamento. Allora, ripercorriamo un po' quello che vi ho raccontato fino adesso basandoci sull'ipotesi chiave formulata da McEwen e su cui un po' tutti lavoriamo, chi si occupa di stress e psicopatologie. Ogni organismo vivente si trova in una condizione di omeostasi, dunque una situazione di equilibrio tra lui e l'ambiente circostante. Lo stress rappresenta di fatto una risposta che è attivata in seguito a un cambiamento, quindi c'è un cambiamento dell'ambiente o un cambiamento anche endogeno, può essere ormonale, può essere mediato da una serie di altri aspetti, che dunque sposta questo equilibrio. La risposta dello stress è
per definizione una risposta adattativa, necessaria, indispensabile alla sopravvivenza e ad adattarsi a un ambiente che continua a cambiare. Questa è quella che viene definita risposta allostatica. Dunque, la risposta attiva del nostro organismo è necessaria per stabilire un nuovo equilibrio e questa è fisiologia. Tuttavia, quando uno stress è troppo intenso o quando il soggetto ha una vulnerabilità propria, spesso su base genetica, o gli stress sono troppo ripetuti, quindi il soggetto è sottoposto continuamente ad eventi stressanti, allora la risposta può essere o esagerata o inefficiente. Quindi la nostra risposta, che sarebbe fisiologica, diventa maladattativa e dunque non si riesce a stabilire un nuovo equilibrio ed è quello che viene definito carico allostatico, dunque una rottura dell'equilibrio senza la possibilità appunto di ritornare in una situazione di nuovo equilibrio. Questo si associa a un maggior rischio di sviluppare una serie di patologie sistemiche in realtà. Molte patologie del nostro organismo, anche le cardiovascolari, per esempio, sono particolarmente associate all'esposizione a stress. Ma io mi occupo, e particolarmente sensibili, le stress-related disorders sono le patologie mentali, in particolare i disturbi dell'umore. Quindi ci richiamiamo in questa categoria. Una serie di studi ha dimostrato che in effetti ci sono delle alterazioni importanti, funzionali, ma anche neuroanatomiche nel cervello dei pazienti depressi e questo si associa la gravità, diciamo, di queste alterazioni alla gravità spesso degli eventi stressanti subiti nell'arco della vita. In concomitanza, ad aiutarci a capire quale possa essere il link tra stress e modifiche morfologiche e funzionali, studi invece effettuati su modelli animali, da qui questa immagine che è molto carina, che è stata copertina di un Nature Neuroscience di un po' di tempo fa, quindi questa rivisitazione dell'urlo di Munch a ratto, no? Per farci capire che comunque i modelli animali comunque sono necessari e sono utili per cercare di capire i meccanismi che sottostanno a una patologia, soprattutto per le patologie neuropsichiatriche. Ecco, i modelli animali di depressione si basano proprio principalmente sull'esposizione a stress di protocolli di stress, scusate, protocolli validati di stress di vario tipo. Poi nel nostro laboratorio ne usiamo principalmente due, quindi poi vi descriverò in modo più dettagliato quelli che utilizziamo noi. E quello che si è visto è che quando si sottopone un roditore a un protocollo di stress, o piuttosto intenso, o utilizzando degli stress ripetuti, questo porta a delle alterazioni funzionali nelle sue aree cerebrali. Particolarmente interessanti sono le aree corticali, quindi corteccia prefrontale e ippocampo, dove si osservano delle alterazioni della trasmissione glutammatergica, poi verremo a descriverle più dettagliatamente, che si accompagnano e vengono rapidamente seguite ad alterazioni invece morfologiche principalmente a carico dell'albero e dello sviluppo dell'albero dendritico. Vedete come, questo è un dato veramente solidissimo in letteratura, chiaramente riportato da moltissimi autori, l'esposizione provoca una retrazione, particolarmente dei dendriti apicali, soprattutto dei neuroni piramidali, quindi neuroni di natura glutammatergica, ricordiamocelo bene. Quindi l'effetto dello stress, particolarmente in corteccia e in ippocampo, si concentra sui neuroni piramidali glutammatergici, portandone una retrazione dell'albero dendritico. Questo è stato ipotizzato, insomma, molti autori concordano insieme a noi nell'ipotizzare che questo sia uno dei meccanismi chiave per cui poi si osserva nei pazienti questa riduzione aree cerebrali che poi, guarda caso, sono le stesse che sono affette dallo stress dell'animale. Quindi di nuovo ritroviamo corteccia prefrontale e ippocampo che sono le aree che subiscono maggiormente le riduzioni di volume dei pazienti. Allora, come vi dicevo, io vi racconto di modelli animali e nel nostro laboratorio abbiamo prevalentemente due modelli animali. Uno è il chronic mild stress, che è un modello proprio classico, uno dei più utilizzati in letteratura come modello di depressione nel roditore. Per
Noi lavoriamo su ratti e tutti i dati saranno su ratti maschi. Mi rendo conto di quanto sia questo un limite dello studio, ma questo è perché comunque lavorare con le femmine è complesso e la risposta soprattutto allo stress è molto dipendente dal ciclo estrale e sono anche le femmine protette dagli estrogeni e molto spesso ci sono molti studi che mostrano che hanno una maggior resistenza agli effetti dello stress, quindi noi lavoriamo solo su maschi almeno al momento. Il chronic male stress due settimane, quindi uno stress molto lungo che però prevede stress di lieve entità, cioè gli animali sono esposti tutti i giorni in modo random e questo è fondamentale, cioè non devono poterlo prevedere in nessun modo, a una sequenza variabile di stress che appartengono a queste diverse categorie, quindi fisici, comportamentali e sociali. L'altro protocollo di stress che invece utilizziamo è uno stress completamente diverso, è uno stress acuto che dura per un protocollo di lunghezza totale di 40 minuti, quindi molto breve, ma molto intenso. È uno stress che si esercita mettendo il ratto, sempre il ratto maschio, nella gabbia e sottoponendo l'animale a delle scosse sulle zampe. Ovviamente è uno stress piuttosto intenso, in realtà non sono 40 minuti di scossa, ovviamente, ma nella lunghezza del protocollo le scosse effettive avvengono per 20 minuti in totale, con anche qui le scosse hanno lunghezze variabili da 1 a 3 secondi e poi con pause variabili, no? Quindi anche qua sono totalmente imprevedibili per l'animale e ovviamente inevitabili, questo in entrambi i casi. E si è visto che appunto l'imprevedibilità e l'inevitabilità sono due elementi fondamentali per poi manifestare effetti comportamentali fenotipici nell'animale stesso. Questi sono i modelli di cui vi racconterò. Che cosa ci facciamo? Il farmaco. Allora, lo farmaco che stiamo studiando è chetamina. Appunto, vi ho già raccontato tutto Francesco la volta scorsa, però vi ricordo almeno gli aspetti più importanti. Chetamina è un antagonista non competitivo del recettore NMDA, è approvato, utilizzato da anni come anestetico dissociativo, anche utilizzato come sostanza d'abuso, come droga dissociativa, ma un accumularsi di studi ormai non più recentissimi, perché ormai è una storia abbastanza lunga e complessa, hanno dimostrato che invece la somministrazione subanestetica, quindi a dose subanestetica, circa un decimo di quella anestetica, per farci rendere conto della magnitudine, della portata dell'effetto, in pazienti resistenti al trattamento con antidepressivi. Sappiamo che la depressione è una patologia complessa da trattare e che lascia circa il 30% dei pazienti senza trattamento efficace dopo più giri di trattamento, quindi tentati farmaci diversi con meccanismi di azione differenti. Quindi in questi pazienti qui chetamina riesce ad avere un effetto invece antidepressivo che, come vedete anche dal grafico, non solo c'è ma è anche molto rapido, e questo è un aspetto del tutto nuovo e innovativo di questo farmaco. Gli antidepressivi tradizionali manifestano le proprie azioni dopo settimane trattamento. È necessario un trattamento cronico ma anche prolungato nel tempo. Invece con chetamina si ottiene questo effetto nell'arco di ore, con un picco massimo a 24 ore e che, altra cosa strabiliante, dura diversi giorni. Poi vi ha raccontato Francesco tutto lo sviluppo clinico, preclinico e clinico, soprattutto di eschetamina intranasale per migliorare una serie di insomma, il profilo farmacologico di chetamina, limitare il rischio di abuso parenterale e quant'altro, però sul ratto tutto questo per fortuna è evitabile. Noi stiamo lavorando con chetamina anche perché chetamina intranasale nel ratto non è proprio così facile da fare, no? Quindi lavoriamo con chetamina, teniamo presente, quindi chetamina è un racemo, avremo S e R chetamina, al di là di tutta la diatriba che c'è dietro su chi fa cosa. Si ipotizza che eschetamina sia l'enantiomero teoricamente più attivo e che insomma la maggior parte degli effetti del racemo siano mediati principalmente da questo enantiomero, al di là della diatriba che c'è dietro. Dovrebbe essere così, poi
dimostreranno altri. Dando il racemo siamo comunque sicuri di avere l'effetto. Ecco, questo è certo. Dall'altra parte, studi invece sui modelli animali, quindi utilizzando chetamina alla dose paragonabile nel paziente, nel roditore, hanno riprodotto l'effetto antidepressivo, quindi su modelli, test che misurano il fenotipo simile depressivo nel roditore, quindi abbiamo anche qui un effetto antidepressivo rapido e prolungato nel tempo, che si associa, e questo è molto interessante e molto importante, anche a un recupero degli effetti dello stress dal punto di vista morfologico. Vi dicevo che l'esposizione a stress cronico porta a una retrazione dell'albero dendritico. È stato osservato in questo studio e poi noi l'abbiamo replicato in un'altra area cerebrale. Qui l'analisi era stata fatta in corteccia prefrontale e è stato visto che appunto il trattamento acuto con chetamina in sole 24 ore è in grado di recuperare completamente la retrazione dendritica e anche la riduzione del numero di spine indotte dall'esposizione a stress cronico nel ratto. Quindi questo è un presupposto che teniamo presente e che è molto importante. Cosa vi mostrerò io? Cioè, che tecniche prevalentemente utilizziamo nel laboratorio, insomma, che sono un po' tipiche del nostro gruppo. Allora, la prima tecnica, che è proprio abbastanza, insomma, anomala, se vogliamo, è la tecnica del rilascio di glutammato. Noi misuriamo, vi mostrerò dati, in cui c'è una misura del rilascio esocitotico di glutammato da sinaptosomi in superfusione. Allora, qui è una tecnica originale che è stata sviluppata all'Università di Genova dal gruppo del professor Raiteri e che noi abbiamo imparato ed ereditato da loro. In questo caso, viene prelevata l'area cerebrale di interesse. Dall'area cerebrale vengono purificati i terminali sinaptici per centrifugazioni successive, quindi in questo modo il sinaptosoma è appunto il terminale sinaptico purificato ed è quel disegnino che vedete in microscopia elettronica sulla sinistra, pannello A. Quindi abbiamo un arricchimento di questo campione in cui ci sono i terminali sinaptici purificati che vengono posti nello strumento che vedete in basso su dei filtri. Guardate lo schemino B. Allora, i sinaptosomi vengono posti in un mezzo di superfusione fisiologico, quindi ovviamente a pH e a sali, concentrazioni saline fisiologiche, che ha un flusso costante dall'alto verso il basso. Questo genera la possibilità di stratificare i sinaptosomi su un singolo strato. Quindi sono tutti stratificati su questa membrana e sottoposti a questo flusso costante. In questo modo, tutto quello che questi terminali sinaptici, che rimangono vivi e vitali, perché se vengono preparati adeguatamente e mantenuti alle giuste temperature con i giusti tamponi, rimangono vitali e per un certo numero di ore continuano a rilasciare neurotrasmettitori ed avere una loro attività che avevano in vivo. Tutti i neurotrasmettitori che rilasciano vengono subito portati via, quindi non riescono ad attivare autorecettori o eterorecettori localizzati sui sinaptosomi stessi, ok? Non c'è virtualmente nessun effetto farmacologico dei neurotrasmettitori. Permette di isolare l'effetto che c'era in vivo, quindi la loro attività che avevano, mantenerla senza avere le conseguenze dell'attività stessa. Viene portato via e poi nel medium di superfusione è possibile misurare il neurotrasmettitore con HPLC o per via, si chiama in altri metodi, insomma, in altro modo, per via radioattiva, ecco che non mi veniva. Un'altra cosa che si può fare è che se in questo medium, come vedete in questo caso, vabbè, qua avviene la stratificazione, c'è cioè un periodo necessario di diciamo, normalizzazione per raggiungere l'equilibrio, poi ci sarà un rilascio costante che chiameremo rilascio basale di neurotrasmettitore, che è quello che rilasciano i sinaptosomi per i fatti loro, una volta che sono sottoposti a medium fisiologico. Possibile però aggiungere a questo medium anche degli stimoli. Per esempio, vi mostrerò il rilascio invece evocato da depolarizzazione. Se mettiamo KCL in questo medium,
evochiamo una depolarizzazione chimica artificiale e vediamo come quindi i nostri terminali rispondono a depolarizzazione. Dunque avremo, dopo questa fase di rilascio basale, se mettiamo il KCL, avremo invece un picco di risposta che potremo misurare. Anche questo ci dirà se condizioni diverse, animali diversi rispondono diversamente a uno stimolo. Quindi questa è la prima tecnica. La seconda tecnica di cui vi parlerò, cioè dati ottenuti con la seconda tecnica, sono l'analisi dell'arborizzazione dendritica. Questa invece è una tecnica molto più utilizzata, molto più diffusa, anche molto più storica. Usiamo il Golgi Cox staining, dunque è una tecnica che permette una colorazione casuale dei neuroni nel tessuto, di alcuni neuroni nel tessuto, solo alcuni vengono colorati e quindi rimangono neri rispetto a un fondo non colorato, marrone scuro in realtà, quindi è una tecnica chimica proprio basata su sale di mercurio, che permette una colorazione random. In questo modo è possibile dunque seguire l'arborizzazione del singolo neurone all'interno del tessuto in tutte le 3 dimensioni. Quindi si può seguire per tecniche di microscopia ottica, se, banalmente insomma, per tecniche di microscopia ottica, lo sviluppo del neurone all'interno del tessuto. E quindi in questo modo c'è possibile vedere se una condizione, per esempio di stress o di farmaco, modifica la lunghezza dei dendriti. Abbiamo ovviamente anche, conduciamo anche tutta una serie di studi ovviamente molecolari, per questioni di tempo non vi racconterò anche di studi le parti molecolari perché sennò diventa anche poi troppo complesso, poi ovviamente abbiamo anche tutta quella parte lì. Allora, cominciamo con i dati relativi a chronic mild stress. Chronic mild stress e chetamina. E vi mostrerò rilascio di glutammato e morfologia dendritica. Allora, il protocollo che abbiamo utilizzato in questo esperimento è questo, quindi le 5 settimane di stress, come vi ho detto, quindi stress leggeri, random, imprevedibili e inevitabili. Durante il chronic mild stress dobbiamo verificare se gli animali manifestano un fenotipo simil-depressivo. Per fare questo, il test che utilizziamo è il Sucrose Preference Test, che è un test standard per misurare il fenotipo simile anedonico nell'animale. L'anedonia è un core symptom della depressione, cioè è uno dei sintomi chiave della depressione nell'uomo. E l'anedonia è la mancanza di interesse per attività che solitamente generano piacere. Nell'animale si può misurare questo fenotipo offrendo all'animale una bottiglia contenente acqua e una contenente zucchero. L'animale naturalmente, solitamente, preferisce lo zucchero, quindi berrà più acqua zuccherata di acqua non zuccherata. Quando l'animale invece diventa anedonico, comincia a perdere questa preferenza, quindi non gli interessa tanto se beve l'acqua zuccherata o meno. Quindi noi monitoriamo questo fenotipo nel corso delle 5 settimane di stress. In particolare facciamo, vabbè, un'abituation, cioè prima di iniziare tutto li abituiamo al sapore dolce, quindi loro lo conoscono, sanno che è buono. Il giorno successivo si fa il primo test saccarosio per verificare che tutti preferiscano saccarosio, abbiano imparato e quindi tutti lo gradiscano. E dopo 3 settimane lo ripetiamo per vedere se qualcuno invece ha perso questa preferenza. E lo stesso dopo le 5 settimane, quindi più o meno a metà del protocollo e alla fine. Chetamina 24 ore prima del sacrificio. Quindi l'effetto di chetamina, ovviamente a dose antidepressiva, lo vedremo a 24 ore dalla somministrazione. E subito, cioè 24 ore dopo chetamina, si fa il sucrose e poi gli animali vengono subito sacrificati. Allora, il sucrose abbiamo detto che ci serve per capire se gli animali sono diventati anedonici. Se noi prendiamo gli animali tutti insieme, vedete in questo grafico, vabbè, questo è prima che inizi lo stress, quindi tutti preferiscono, vedete, hanno una preferenza da saccarosio sopra il 60%, quindi più del 60% bevono più del 60% di zucchero rispetto all'acqua. Dopo 3 settimane i controlli, anzi, aumentano un po' perché si ricordano che era buono, quindi ne bevono ancora di più. Gli stressati invece hanno una riduzione significativa rispetto ai controlli. Tuttavia, se noi andiamo a guardare bene questi stressati, non tutti davvero hanno una riduzione della preferenza al saccarosio. Infatti, è possibile
definire un cutoff, noi l'abbiamo posto al 55%, dunque 50% di preferenza vuol dire che bevi uguale zucchero e acqua, senza nessuna distinzione. Noi abbiamo settato al 55%, di solito in letteratura si sta tra i 50% e il 60% per definire, separare le popolazioni, per dire che gli animali che hanno una preferenza al saccarosio sotto questa soglia sono animali veramente anedonici, mentre gli animali che stanno sopra questa soglia non sono anedonici. Cioè, in pratica, abbiamo diviso in questo modo la popolazione degli animali stressati in resilienti, cioè animali che pur essendo sottoposti allo stress non manifestano un fenotipo simil depressivo anedonico, e vulnerabili, quindi animali che invece lo manifestano. Fatto il test, invece alla fine del protocollo, allora qui abbiamo deciso di darla solo agli animali vulnerabili. Questo perché? Perché chetamina è un farmaco antidepressivo che do al modello di depressione, cioè agli animali che sono sì stati sottoposti a stress, ma che anche manifestano gli effetti comportamentali dello stress. Quindi abbiamo quattro gruppi: controlli, resilienti, vulnerabili e vulnerabili trattati con chetamina. Come vedete, il trattamento con chetamina in sole 24 ore recupera quasi completamente gli effetti dello stress a livello del fenotipo anedonico. Vi mostro ora il rilascio di glutammato. Allora, valido tutto il discorso che abbiamo fatto prima. Qui l'area che vi mostrerò è l'ippocampo, perché è l'area in cui abbiamo osservato maggiori variazioni a livello di rilascio, quindi presinaptico di glutammato, misurato con la tecnica del sinaptosoma in superfusione. Abbiamo osservato, per quanto riguarda il rilascio basale di glutammato, quindi quello ottenuto perfondendo i sinaptosomi con il medium fisiologico, una riduzione significativa selettivamente nel gruppo dei vulnerabili. Chetamina, in realtà, l'effetto non è significativo, ma sembra almeno parzialmente recuperare questa riduzione. Diversamente da quanto invece accade per quanto riguarda il rilascio evocato, la depolarizzazione, quindi quello ottenuto perfondendo i sinaptosomi con 15 millimolare KCl, in cui si vede chiaramente questa riduzione di rilascio sia nei resilienti che nei, resili scusate, nei vulnerabili che nei vulnerabili trattati con chetamina. Quindi tutti gli animali vulnerabili hanno una riduzione di rilascio evocato da depolarizzazione che non è modificato dal farmaco, mentre il rilascio basale è parzialmente recuperato da chetamina. Per quanto riguarda invece l'arborizzazione dendritica, di nuovo ovviamente l'analisi è stata fatta in ippocampo, laddove avevamo visto le variazioni di rilascio di glutammato, in particolare in CA3. E anche qui abbiamo diviso l'analisi in dendriti basali e dendriti apicali, perché sono i dendriti apicali quelli che sono i più sensibili allo stress. E come vedete dai grafici, per quanto riguarda l'albero apicale, abbiamo una riduzione della lunghezza e anche della complessità, number of branches, appunto la complessità dell'albero dendritico, selettivamente degli animali vulnerabili, quindi solo nei vulnerabili e nei resilienti no, e questo è completamente recuperato da chetamina. Questo avevo mostrato nella slide di introduzione, a parte essere in un'altra area cerebrale che è la corteccia prefrontale, mentre questo è ippocampo, ma soprattutto lì gli animali non erano stati divisi in vulnerabili e resilienti, quindi non era del tutto chiaro se questo effetto fosse legato anche a un effetto poi effettivamente terapeutico, passatemi il termine, perché siamo nell'animale, sul fenotipo antidepressivo. Qui il dato è molto chiaro perché di fatto la modifica è solo ed esclusivamente nei vulnerabili. Spostiamoci ora nell'altro modello, il food shock, quindi stress acuto molto intenso. Per arrivare a parlare di chetamina devo farvi una piccola introduzione. In dati un po' datati ormai, che hanno 10 anni e più, avevamo osservato che, allora, qui
Abbiamo preso, vedete, sono un sacco di colonne, però adesso ve le spiego, non è così difficile. Allora, sono quattro gruppi sperimentali, bene o male, per ogni set di esperimenti. Abbiamo un controllo, uno stress. Allora, qui l'animale è stato appunto sottoposto al food shock acuto e sacrificato immediatamente dopo. E poi abbiamo degli animali trattati con gli antidepressivi. Allora, come vi dicevo, gli antidepressivi, e questi sono antidepressivi tradizionali, ne abbiamo provati vari con vari meccanismi d'azione. In questa slide ci sono fluoxetina, venlafaxina, desipramina e agomelatina. Dunque, quattro farmaci che hanno meccanismi d'azione completamente diversi tra di loro, almeno alcuni proprio non c'entrano niente. Come vi dicevo, però, il farmaco antidepressivo per avere un effetto deve essere dato in cronico, sia nell'uomo che nell'animale. Allora, qui il farmaco era stato dato prima dello stress, quindi abbiamo un animale trattato per 2 settimane col farmaco e poi stressato, quindi trattato o non trattato col farmaco e poi stressato. Quindi i quattro gruppi sono controllo, animale che non è stato fatto niente, animale solo trattato per 2 settimane con la fluoxetina e senza stress, animale con lo stress, l'animale trattato col farmaco per 2 settimane. E poi sottoposto a stress e sempre sacrificato immediatamente dopo lo stress. Allora, quello che abbiamo visto in questo studio era che qui siamo in corteccia prefrontale, perché qui l'effetto è in quest'area, quindi cambiamo area, corteccia prefrontale. Abbiamo un aumento marcato e fortemente riproducibile di rilascio di glutammato evocato alla depolarizzazione in tutti gli animali stressati, le bande nere. Come vedete, questo aumento è completamente bloccato dal pretrattamento cronico con diverse classi di farmaci antidepressivi. Quindi questo è un dato che ci dobbiamo mettere in tasca. Altra cosa che avevamo visto sempre allora è che il pretrattamento sempre con i farmaci antidepressivi è in grado anche di bloccare la retrazione dendritica indotta dallo stress acuto. Anzi, passo ancora indietro. Anche lo stress acuto, ancora in letteratura, almeno questo stress, che è uno stress piuttosto intenso, porta a retrazione dendritica. Allora, qui abbiamo quattro gruppi, il farmaco è uno solo, è desipramina, che cambiano i tempi. L'analisi qui è stata fatta, stiamo guardando la lunghezza dei dendriti, quindi non abbiamo sacrificato gli animali immediatamente dopo, ma a una certa distanza di tempo, cioè 1 e 7 giorni. Questo è controllo, questo è stress senza farmaco e questo è farmaco stress a 1 giorno, questo è sempre il farmaco da solo. E qui abbiamo la stessa cosa a 7 giorni. Come vedete, c'è una retrazione significativa della lunghezza dei dendriti, sia a 1 giorno che a 7 giorni, e la desipramina è in grado, data sempre prima, ovviamente il pretrattamento, è in grado di prevenire questa retrazione indotta dallo stress acuto. Questo effetto c'è sia a 1 giorno che a 7 giorni. Allora, avevamo delle domande a questo punto. Cosa succede con chetamina? E se io invece di dare l'antidepressivo cronico do chetamina acuto, riesco a bloccare l'aumento di rilascio di glutammato? Di più, chetamina io la do acuta. Magari funziona anche se la do dopo lo stress acuto? In un altro studio noi abbiamo visto che questo aumento di rilascio del glutammato indotto alla depolarizzazione causato dallo stress acuto dura per un certo periodo di tempo, almeno 24 ore. Quindi non è solo un effetto, questa la trasmissione glutammatergica, non è solo un effetto che vediamo subito dopo lo stress, ma lo vediamo anche il giorno successivo. Di più, e chetamina riesce a recuperare la retrazione dendritica fatta dallo stress acuto, quindi dando una singola somministrazione ce la fa a fare quello che facevano i farmaci antidepressivi normali. Altra domanda, se tutto questo succede, c'è un effetto comportamentale o non c'è di chetamina sugli effetti dello stress acuto? Allora, rispondiamo passo passo. Allora, qui abbiamo fatto lo stesso esperimento che avevamo fatto con gli antidepressivi normali, quindi dando chetamina prima dello stress, però abbiamo dovuto tentare tempi diversi perché quelli erano dati per 2 settimane tutti i giorni. Qui chetamina lo do in singola somministrazione.
E quindi abbiamo dato chetamina 1, 2, 24, 72 ore prima. Abbiamo controllo, stress, chetamina da sola, chetamina più stress per tutti i tempi. Come vedete, se la do un'ora prima non ha effetto, quindi anche nel gruppo con la chetamina ho questo aumento di rilascio, lo stesso 2 ore dopo. Invece se 2 ore prima, scusate, invece se chetamina è data almeno 24 o anche 72 ore prima, è in grado di prevenire l'aumento di rilascio indotto dallo stress. Vedete questo grigino che è il gruppo chetamina con stress non ha un aumento di rilascio, contrariamente al gruppo invece che non ha la chetamina. E lo stesso a 72 ore. Quindi sì, chetamina data prima ha lo stesso effetto, però data in acuto, almeno 24 ore prima, ha lo stesso effetto dell'antidepressivo cronico dato per 2 settimane prima dello stress. E se la do dopo? Funziona anche data dopo. Ops, sono spariti gli asterischi, ma c'erano. È significativo, sia tutte e due queste bande. Quindi rilascio basale in realtà non cambia, quello evocato dalla depolarizzazione. Io qui do questo controllo, questo è food shock normale. Qui chetamina è stata data 6 ore dopo lo stress e tutti gli animali in questo caso sono stati sacrificati 24 ore dopo dall'inizio dello stress. Vi ho detto che il potenziamento della trasmissione glutammatergica da stress acuto è attivo fino almeno 24 ore dopo. Quindi appunto vedete con lo stress riusciamo ancora a misurare questo aumento di rilascio. Aumento di rilascio che non c'è, quindi è recuperato negli animali che invece hanno ricevuto chetamina 6 ore dopo lo stress. E cosa succede alla morfologia dendritica di questi animali? Qui l'analisi è stata fatta a 1 settimana, quindi di nuovo abbiamo gli stessi gruppi, controllo, food shock con chetamina data 6 ore dopo e tutti gli animali sono stati sacrificati a 1 settimana. Misurando la lunghezza, dell'albero dendritico. Siamo sempre in corteccia prefrontale, non ve l'ho detto prima quale effetto lo studiamo nel layer 2-3 per le analisi morfologiche, bisogna essere molto precisi e andare a identificare i neuroni da analizzare, sono ovviamente tutti i neuroni piramidali, quelli che andiamo a vedere. C'è una retrazione significativa dell'albero dendritico nei food shock che è completamente recuperata da chetamina, quindi abbiamo un effetto sia sul rilascio del glutammato che sulla morfologia del neurone piramidale. Il comportamento di questi animali com'è? Cosa fa chetamina al comportamento di questi animali? Abbiamo fatto vari test, vi mostro il test dell'estinzione della paura. Questo perché chetamina è stata il modello che utilizziamo, quindi food shock stress, è un modello che è sì utilizzato come modello anche di depressione in una sua variante, non proprio come lo usiamo noi, ma è soprattutto un modello di disturbo post-traumatico da stress, perché è uno stress molto intenso e quindi viene utilizzato in questo senso, quindi che è una patologia dipendente da un evento stressante importante, è il disturbo psichiatrico tipico dei militari piuttosto che delle persone che hanno subito un terremoto o un incidente. Quindi riproduce questo fenotipo. L'estinzione della paura l'abbiamo fatta secondo questo schema sperimentale. L'animale è stato sottoposto a food shock come al solito, 6 ore dopo ha preso la chetamina nei 3 gruppi sperimentali che vi ho raccontato fino adesso e poi gli animali sono stati posti per giorni successivi, vari giorni successivi, nella gabbia del food shock. Quindi lì dove avevano subito lo stress, ogni giorno, ogni mattina venivano rimessi dentro la gabbia per un totale di 5 minuti. Freezing è una reazione nell'animale di paura, di terrore, perché riconosce l'ambiente pericoloso in cui ha subito lo stress. Quindi abbiamo misurato il tempo percentuale di freezing passato dall'animale nei giorni successivi allo stress. Come vedete, allora, i controlli sono gli animali che non sono mai entrati o meglio, che sono entrati nella gabbia, ma non hanno preso lo stress, non hanno preso le scosse, quindi loro, anche se li metti nella gabbia, non frizzano, loro continuano a muoversi serenamente come se nulla fosse. Gli stressati, gli animali che invece sono stati nella gabbia, che siano stati trattati col veicolo o con la chetamina, quindi tutti frizzano perché si ricordano che quell'ambiente lì è pericoloso.
Come vedete però, quindi questo il rosso è food shock, il blu è food shock con chetamina, gli animali trattati con chetamina estinguono prima la paura, cioè dimenticano prima, o meglio, capiscono prima, associano prima al fatto che quell'ambiente lì non è più pericoloso. E questo è uno degli effetti tipici appunto dei farmaci potenzialmente utili nel disturbo post-traumatico da stress, perché quello che deve fare il soggetto è, per esempio, se il disturbo è stato scaturito da un incidente stradale che ho subito o che ho visto subire da un'altra persona, molto spesso il soggetto ha delle gravi crisi se vede, per esempio, una macchina o si ritrova in quella una situazione analoga. Deve, il lavoro che è fatto dallo psicologo, dallo psichiatra e dalla terapia farmacologica, cercare di dissociare questo evento da una cosa realmente pericolosa ogni volta. Lo è stato allora, ma non lo è più, no? Quindi questo è l'andamento. La domanda che ci siamo fatti è: sembrerebbe così, ma non è che invece quelli trattati con chetamina sono stupidi e non si ricordano che quell'ambiente lì è pericoloso e per quello che se lo dimenticano, non perché c'è un effetto terapeutico del farmaco, ma perché sono un po' dopati perché trattati con la chetamina? Allora abbiamo ripetuto lo stesso esperimento, però invece di rimettere gli animali subito il giorno dopo nella gabbia del food shock, siamo andati qua. Vedete che qui a 3 giorni già gli animali con chetamina cominciano a dimenticare. Quindi per sapere se stanno dimenticando o se dissociano, abbiamo aspettato il terzo giorno per rimettere l'animale nella gabbia. Quindi stesso protocollo identico, però l'estinzione della paura è dal... Come vedete però, rivediamo la stessa cosa, cioè anche se li mettiamo dopo 3 giorni nella gabbia, tutti gli animali si ricordano che quell'ambiente lì è pericoloso, anche quelli con chetamina si ricordano bene che era pericoloso, ma di nuovo riescono a dimenticarsi prima, o meglio, riescono a imparare prima che quell'ambiente lì non è più pericoloso. Quindi c'è un effetto non sulla fear memory, sulla memoria della paura, in italiano un po' brutto, perché non è proprio memoria della paura, ma è un concetto molto più complesso, la fear memory, ma c'è un effetto sull'estinzione della paura. Quindi, riassumendo tutto, abbiamo visto che il trattamento acuto con chetamina ha degli effetti diversi nello stress acuto e nello stress cronico. L'effetto sembra quello proprio di stabilizzare le alterazioni indotte dallo stress sul rilascio di glutammato. Se vi ricordate, nello stress cronico avevamo una riduzione del rilascio basale e chetamina tende a recuperare, che chetamina tende a recuperare, mentre non c'è un effetto sul rilascio invece evocato alla depolarizzazione. Nello stress acuto, dove invece ho un aumento di rilascio, chetamina lo riporta giù. Quindi l'effetto di chetamina non sembra essere tanto porto su o porto giù, indipendentemente da com'è la situazione, ma stabilizzo un'alterazione indotta dallo stress. Abbiamo visto che particolarmente riguardando, pensando ai dati sul food shock stress, quindi sullo stress acuto, chetamina ha un effetto sia se somministrata prima dello stress che somministrata dopo lo stress, e riesce a bloccare l'attivazione sostenuta della trasmissione glutammatergica. Quindi fino a 24 ore noi vediamo questo effetto. Altro aspetto molto importante è che chetamina in entrambi i protocolli, quindi in tutte e due, è stata capace di recuperare la retrazione dendritica indotta dallo stress. Allo stesso modo, questo si accompagna a un recupero anche del fenotipo comportamentale, fenotipo anedonico per quanto riguarda chronic mild stress, modello di depressione, e estinzione della paura per quanto riguarda il food shock stress, modello di PTSD. Io con questo ho finito, ringrazio ovviamente tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto, primo tra tutto il laboratorio dell'Università di Milano da cui vengo, ma i nostri collaboratori di Brescia con cui lavoriamo da sempre, l'Università di Genova soprattutto per la tecnica dei sinaptosomi in superfusione, il centro di stereologia di Horus che ci ha insegnato il Golgi in stereologia, quindi un'analisi che facciamo in modo piuttosto rigoroso, e ovviamente i finanziamenti senza i quali non avremmo potuto fare questi studi. Sono contenta di ascoltare le vostre domande, se ne avrete. Grazie mille Laura, davvero interessante e mi complimento per la tua capacità di spiegare in modo semplice delle cose che sono molto complesse. Innanzitutto mi fa sorprendere
tornare la voglia di seguire delle lezioni, di tornare studentessa. Allora, la prima domanda te la leggo perché era presente nella chat da Paola Alberti, che si chiede quanti sono gli animali per ogni gruppo e quanti gli animali resilienti, quanti vulnerabili in termini di numeri assoluti. Grazie, ottima domanda, non ho avuto tempo di dirlo, ma è una cosa importante. Allora, ovviamente con i test comportamentali i numeri sono sempre molto alti, quindi lavoriamo con grandi popolazioni di animali, ma in termini di percentuale, nelle nostre mani, vulnerabili e resilienti sono circa la metà, quindi abbiamo circa la metà degli animali nel gruppo dei vulnerabili e circa la metà nei resilienti. Ok, io mi stavo chiedendo una cosa, nel senso che nell'uomo lo stress, cioè nel modello Murino, quindi si associa lo stress con un comportamento depressivo, diciamo, anedonico, come hai detto. Ma nell'uomo, mi chiedevo, possono essere varie manifestazioni. E Assolutamente. quindi mi chiedevo se, non so, adesso paro, però magari livelli di ansia. Quindi No, mi allora, chiede. assolutamente no, questo assolutamente, cioè i test, no, finisci, scusami. No, sì, e quindi no, mi chiedevo se quindi questo farmaco potesse essere utile anche in altre magari manifestazioni associate allo stress ansiolitico, non so, ecco. Sì. Allora, ci sono molti studi in corso in realtà. Noi stessi abbiamo fatto vari test comportamentali sugli animali. Io adesso vi ho mostrato solo questi per brevità, però ne abbiamo fatti anche altri. Dobbiamo tenere presente però su questo vari aspetti. Allora, il primo che il modello animale è sempre un modello limitato che va a modellare appunto alcuni aspetti fenotipici, quindi non è detto che ciò che poi funziona nell'animale funziona nell'uomo né e viceversa, quindi che se una cosa non funziona nel modello animale non funzionerà nell'uomo. Purtroppo sulle patologie psichiatriche siamo sempre un po' in questo mare. Un'altra cosa però che dobbiamo tenere presente è chetamina. Chetamina non è un farmaco ideale, è un farmaco innovativo che porta una carica di innovazione notevole. Si ha molta speranza che possa diventare il prototipo di una nuova classe di farmaci antidepressivi, però non è un farmaco che uno può pensare di dare a chiunque, perché comunque è accompagnato da questo fantasma del rischio di potenziale di abuso, comunque, no? È comunque un farmaco dissociativo potenzialmente. Quindi, tornando alla tua domanda, stress, vari protocolli di stress inducono una serie di effetti comportamentali anche nei modelli animali. Anche noi abbiamo visto, per esempio, alterazioni del fenotipo ansioso. Potenzialmente, chetamina, allora, noi l'abbiamo misurato soltanto nel modello di food shock e lì chetamina non aveva effetto sul fenotipo ansioso. Ci sono altri dati in letteratura, però, su altri protocolli che hanno visto un effetto di chetamina anche sul fenotipo ansioso. C'è un po' di reticenza a spostare chetamina sul paziente, sull'ansia, perché, La difficoltà della gestione del farmaco. esatto, cioè qui anche sulla depressione, teniamo presente che il farmaco è approvato su depressione resistente, cioè non sui depressi resistenti ad alto rischio suicidario, cioè una popolazione di pazienti che è proprio a forte rischio di suicidio, quindi solo patologie molto gravi. Ok, ne avevo un'altra, ma non posso essere io sempre al centro dell'attenzione, quindi leggo le altre domande della chat. Allora, se mi permetti, farò io un paio di domande. Prima di tutto, Laura, complimenti, una veramente interessante presentazione. Come ha detto Gaia, sei riuscita a spiegare delle cose abbastanza complesse in maniera tale da farcele comprendere. Però io ho una piccola curiosità. Tu all'inizio hai parlato che in effetti una delle zone che è particolarmente diciamo, colpita dallo stress è il nucleo paraventricolare. Non so se ho capito male io oppure no. Il nucleo paraventricolare noi sappiamo che è quel nucleo dell'ipotalamo che produce l'ossitocina. Allora, a questo punto, e l'ADH va bene,
Ma no, a questo punto il discorso del nucleo può essere legato allo stress in questo modo tramite ciò che produce? Allora, intanto forse non sono stata del tutto chiara, nel senso che il nucleo paraventricolare è il nucleo che va a decodificare, a rispondere, cioè a dire questa variazione per me, soggetto, è stress e quindi attiva una risposta ormonale complessa, ok? Cioè non è lui a subire l'effetto dello stress come primo nucleo, ma è il mediatore, quello che dice rilascio ormoni, devo attivare l'asse ipotalamo-ipofisi. Rene. E oltre a quella anche l'ossitocina. L'ossitocina è un ormone che ha un ruolo fondamentale non solo nel comportamento affettivo, materno, tutte queste cose, ma anche e soprattutto nella risposta allo stress. C'è un sacco di letteratura su questo, eh. Sì, Però. però scusami tanto, in effetti il discorso ipotalamo-ipofisi è legato a un altro tipo di nuclei, cioè sono quelli che producono i famosi fattori di rilascio e di Esatto, praticamente o di esatto. inibizione, ma non sono quelli che sono legati all'ossitocina e all'ADH. Esatto, cioè per l'asse Non riesco ipotalamo ipofisi a surrene, quindi. conciliare le due cose, ecco. Mi sembrava un po'. Ho difficoltà a conciliare le due cose, scusami. No, vabbè, quella è proprio la risposta dello stress. Quindi l'attivazione dell'asse ipotalamo ipofisi surrene va con ipotalamo ipofisi surrene. È un asse ormonale, e non è l'unico, ovviamente, sono vari, no, gli assi ormonali del nostro organismo. Oh, scusa. Quindi il fatto che ci sia il nucleo paraventricolare è legato a una conseguenza, non un effetto. È il sensore dello stress. Il sensore dello stress decide di rilasciare l'ormone rilasciante che attivi l'ipofisi a valle. Senti, un'altra cosa, quando si parla di retrazione dendritica, questo cosa comporta? Domandone del Comporta secolo. esattamente perché questo, se io parlo di retrazione dendritica, io mi aspetto che il neurone che è a valle subisca meno, cioè una stimolazione minore, vero? Questa Sì e no. stimolazione, eh? Sì e no. No, finisci, poi ti dico. No, ti parlo in maniera. Questa retrazione dei dendriti. Perché è così importante? E qual è la sua reale conseguenza? Allora, questo è veramente il domandone del secolo, ci si sta Wow! studiando su in tantissimi. Io posso dirti qual è l'ipotesi più accreditata su cui tutti un po' lavoriamo. L'ipotesi è la seguente: stress, rilascio di glutammato, un effetto importante che ha un effetto inizialmente di potenziamento della trasmissione glutammatergica, ma che quando eccessivo diventa, quindi o ripetuto nel tempo o con uno stress molto intenso, diventa eccitotossico e promuove un rimodellamento dell'albero dendritico in senso negativo. Questo, siccome siamo non in tutto il cervello, questo succede, ma succede prevalentemente nelle aree corticolimbiche, quindi corteccia e ippocampo, questo si associa a una disfunzione di queste aree, prevalentemente di carattere cognitivo ma anche emozionale. Quindi l'ipotesi è questa qui, che io do troppo glutammato, ovviamente non è che è epilessia, una scarica in tutto il cervello, ma lì nei terminali, no? Al terminale dendritico. Un effetto tossico sul dendrita apicale, quindi nelle ultime parti, che si ritraggono e questo però ha degli effetti poi funzionali su queste aree. Questa è l'ipotesi, poi vediamo se è vera. Dovrebbe. Va bene, grazie. C'è qualcun altro Prego. che vuole fare domande? Se no va a finire che guarda, parto io e non la Io avrei finisco. una domanda. Chi è? Buonasera. Sono Valentina Carozzi. Vai Gaia, conduci il gioco. Sì. Dici Valentina, sì, fai pure la tua Buonasera. domanda. Grazie, bellissima,
Bellissima questa presentazione, molto interessante. Io avrei una curiosità più che altro tecnica sulla gestione dell'animale, nel senso che chi lavora in vivo sa che per dire la gestione dell'animale, della tranquillità dell'animale è molto delicata, nel senso A che me lo ci dici? sono, ecco infatti, anche per chi non lavora sullo stress come me, ad esempio, ci sono tanti, tanti fattori che possono alterare e produrre uno stress, non so, il fatto di essere in gabbia in più animali, proprio l'aspetto della socialità, oppure anche solo il cambio dell'operatore nelle analisi o la presenza di qualche odore particolare nuovo. Sono tutte cose che anche chi non si occupa di stress deve considerare. Volevo sapere, voi che vi occupate di stress, se questo genere di variabili le considerate e come le gestite. Tutto verissimo, verissimissimo. Tu tieni presente che noi abbiamo fatto parte di questi esperimenti nei lavori di ristrutturazione dello stabulario, quindi con Anche programmazione rumori. dell'esperimento che dura 3 settimane, tutti i giorni, tutti i sabati e tutte le domeniche, e poi il giorno prima dell'esperimento gli dicono: oh, oggi dobbiamo cambiare le luci, veniamo a trapanare, c'è cioè, da spararsi, butto tutto, rifaccio, no? Allora, in realtà butto tutto rifaccio non è sempre fattibile, perché davvero, almeno nel nostro stabulario, adesso spero che qui le cose siano meglio, ma da dove vengo, la calma, il silenzio e la tranquillità era una cosa che non si riusciva a capire. E come tu giustamente dici, non è una questione solo di chi fa stress, è una questione di chiunque lavori sugli animali, perché qualunque parametro può essere modificato, tanto più se uno fa trascrizione o cose di questo tipo. La soluzione, ahimè, è il numero. Come dicevo prima, è necessario, facendo studi, lavorare su numeri molto alti, in cui l'outlier o lo identifichi o te lo tieni dentro perché è diluito nel numero. Perché purtroppo le variabili confondenti non sono tutte controllabili. Noi abbiamo sempre fatto il nostro meglio, sicuramente sugli operatori questo sì, cioè è importante soprattutto col chronic mild stress, che quindi è un protocollo lungo e anche mild, che gli animali vedano sempre lo stesso, massimo due operatori, cioè che ti conoscano molto bene. Poi il ratto è un animale molto intelligente, apprende, si affeziona, ti conosce, quindi. Se ogni giorno andasse una persona diversa o con modalità diverse, assolutamente non va bene. Questo sì. Sì, infatti. Ho capito, Grazie. grazie. Ascolta, ti riporto un po' di domande della chat Sì. che iniziano a accumularsi. Va bene. Allora, chiedono innanzitutto se Elena Bresciani, se ci sono dati sull'asse endocrino, di cui abbiamo parlato prima, eventualmente sulla dopamina. Allora, per l'asse in realtà noi abbiamo misurato solo i livelli di corticosterone. I livelli di corticosterone ovviamente sono molto aumentati negli animali stressati. Il dato che abbiamo è che chetamina non modifica la risposta dell'asse, quindi non abbiamo, e anche questo con gli antidepressivi, quindi anche quando si dà l'antidepressivo cronico prima e poi si fa il food shock, questo non modifica la risposta dell'asse, cioè il corticosterone è sempre sparato su in tutti gli animali stressati. Per quanto riguarda dopamina, domanda assolutamente coerente e grossa domanda, perché ovviamente il sistema dopaminergico ha un ruolo fondamentale nel fenotipo anedonico, prima di tutto, ma non l'abbiamo studiato, non abbiamo fatto nulla noi, e devo dire che sì, c'è qualcosina con chetamina, ma non c'è molto ad oggi, quindi è tutto un ambito da studiare, da analizzare. Puoi indagare, fra Elena Bresciani. Esatto, volentieri. chiedono se sono stati fatti studi di imaging funzionale. Su cosa però? Allora, non ho idea di qua, forse Paola Alberti può intervenire. Ciao, Ok, imaging interessante. funzionale sul ratto. Sì, sul ratto, in analogia agli studi che hai mostrato nella introduzione. Sull'uomo, perché appunto poi l'effetto finale sperato di ogni studio che noi facciamo a livello preclinico è arrivare nell'uomo. Mi sono piaciute tantissimo le tecniche che hai mostrato perché facendo parte del gruppo di anatomia ovviamente cose bellissime, però poi per arrivare al paziente
L'encefalo, a differenza di altri siti anatomici, noi non sottoponiamo praticamente mai delle indagini di carattere morfologico perché i biopsi cerebrali Certo, purtroppo non certo, si possono fare. certo. Invece il neuroimaging funzionale, magari anche nell'uomo, parlo di risonanza magari 3 Tesla, nell'animale, per esempio, avere una scheda anche 7 Tesla, se c'è qualcosa, perché in quel modo lì, quello che io vedo nel modello, con tutti i limiti che si dicevano prima anche con Valentina della difficoltà di gestire gli animali, si può vedere qualcosa magari di specifico con l'attivazione di alcune aree strettamente correlate da un punto di vista morfo-funzionale, che potrebbero raccontarci della similitudine fatto uomo un po' più facilmente, mi immagino, ecco. Sì, assolutamente opportuno e sarebbe una cosa davvero bella. Noi abbiamo fatto qualcosa qualche anno fa con la Rosa Maria Moresco, che vedo che c'è anche lei, per il meta, quindi di imaging cerebrale del ratto, per però guardare le alterazioni metaboliche, quindi focalizzato sul metabolismo del glucosio, ma anche lì era un discorso di attivazione, no? Per valutare l'attivazione delle aree, anche lì avevamo visto un'attivazione relativa delle aree frontali, quindi in linea con il rilascio di glutammato, se vuoi, no? C'è un potenziamento delle aree frontali. C'è pochissimo in letteratura, rimangono tecniche piuttosto elitarie perché molto costose anche e complesse sul ratto anche per questioni di stress. Noi abbiamo ritentato più recentemente anche semplicemente con la risonanza, ma il problema è il costo dell'intervento con l'elevato stress per l'animale, perché il paziente sa cosa fa, va a fare, lui un po' meno, c'è davvero pochissimo in letteratura, però è tutto un ambito che varrebbe la pena sviluppare proprio nell'ottica della traslazionabilità dei risultati, assolutamente d'accordo. Ok, poi Chiara Zoia chiede: l'effetto di chetamina nel ridurre l'attivazione dei recettori glutammatici coinvolge anche i trasportatori? Io non capisco bene questa domanda. No, forse ho capito, cioè se chetamina può modificare i trasportatori di cosa però? Chiara? Chiara, ci Ancora. sei ancora? Certo, sì che ci sono, Ok. no? Dicevi, i trasportatori ovvio, glutammatergici, ciao. Perché appunto tu hai detto che riduce l'attivazione dei recettori, quindi mi chiedevo proprio per contrastare le citotossicità, come detto, soprattutto nello stress cronico, sono coinvolti anche i trasportatori di glutammato che recuperano poi a livello sinaptico l'eventuale glutammato che si Per può quanto o meno riguarda rilasciare. chetamina, Sì. chiedi tu, Visto che hai no. detto tu, no, perché tu hai detto che l'effetto di chetamina è ridurre l'attivazione dei recettori, giusto? Il rilascio Allora, del non è glutammato, proprio così. Allora, chetamina è un appunto. antagonista dell'NMDA. È un antagonista NMDA. Quindi. Come meccanismo, c'è dietro tutto uno studio di ipotesi. Chetamina, l'effetto rapido è di un burst di glutammato, cioè uno si aspetterebbe che io do chetamina, do un antagonista dell'NMDA, blocco la trasmissione glutammatergica, teoricamente. In realtà non è quello che succede, ma si vede un piccolo incremento di rilascio di glutammato, l'abbiamo visto anche noi con la superfusione. Quello che si ipotizza è che avvenga un fenomeno di disibizione, cioè che i recettori NMDA che sono bloccati sono quelli prevalentemente sugli interneuroni GABAergici, è un giro un po' complesso, quindi bloccano l'inibizione da Sì, parte dell'interneurone GABAergico sul certo. glutammatergico con un conseguente burst di glutammato. Quindi l'effetto poi, diciamo, sulla trasmissione glutammatergica a grandi linee che si ipotizza è questo, un effetto di disibizione. E poi il glutammato che eventualmente rimane in circolo, non si sa se poi viene recuperato con i trasportatori o se chetamina interagisce anche, perché anche i No, 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 trasportatori no, no, non ha legano effetto. No, no, chetamina glutammato, no. quindi. Mi chiedevo No, se no. potesse legarsi anche lei ai trasportatori e quindi No. essere riattecata, ecco, come glutammato. No, non si sa. No, 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 chetamina assolutamente no. No, 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 non lo è. Dal punto di vista della farmacologia sul glutammato è semplicemente antagonista NMDA e basta, l'indicazione è questa. Non ho capito. Grazie. Trovo che hai il microfono aperto, per Sì. cortesia. E c'è un'altra domanda da parte di Jessica, Gaia.
Ok, allora chiede, visto che i neuroni glutamatergici sono molto diffusi nel cervello, se chetamina può avere effetti anche su altre aree cerebrali. Non sarebbe un problema questo? Assolutamente sì, assolutamente sì. La trasmissione glutamatergica è la più diffusa nel cervello, è la prima trasmissione cerebrale, circa l'80% dei neuroni si stima essere glutamatergici, quindi facilmente chetamina agisce sul cervello. Dobbiamo tenere presente però che lo studio dei meccanismi di chetamina, sebbene veramente abbia sforzato tutti un sacco di ricercatori negli ultimi anni, cioè ci sono veramente decine e decine di gruppi nel mondo che stanno cercando di capire cosa fa chetamina esattamente dal punto di vista molecolare, dal punto di vista delle aree del cervello coinvolto, eccetera. Si sa ancora pochissimo, si sa ancora pochissimo anche sugli antidepressivi in generale. Questa è una cosa che dobbiamo sapere, cioè sappiamo che c'è un effetto. Purtroppo abbiamo visto prima l'effetto farmacologico che è il motivo. L'effetto proprio sul comportamento, che come questo si manifesta, quindi è tutto un ambito da studiare e caratterizzare. Ci sono studi di imaging con chetamina su paziente che vedono importanti alterazioni del connettoma di varie aree, quindi assolutamente l'ipocorticea, assolutamente. Questo rientra sempre un po' nella valutazione dell'aspetto che è un farmaco, insomma, che va utilizzato con moltissime precauzioni. Sì e no, va nel concetto della complessità della patologia, cioè le patologie neuropsichiatriche non sono patologie di una circuitazione, cioè non dobbiamo agire in un punto. Le patologie neuropsichiatriche sono patologie della neuroplasticità cerebrale, quindi tutti i farmaci in realtà psicoattivi non agiscono in un punto. L'effetto farmacologico richiede un'azione cerebrale di tutto il cervello, Quindi è un pro e un contro, assolutamente. insomma. Esatto. Io farei questa l'ultima domanda, poi ti lasciamo perché sennò ti spolpano. Vabbè, mi si può scrivere al più se qualcuno ha delle Esatto. curiosità irrisolte. Ok. Chiedono come vengono, sempre Paolo Alberti, come vengono sacrificati gli animali? Carbonarcosi o shot eutanasico, farmacologico, fenobarbital, altro? Nulla di tutto ciò. Per forza di cose, con tecnologie psichiatriche e quant'altro, ghigliottina. Morte ultra rapida, in realtà, insomma, sull'animale, se ben fatto, non fa in tempo a accorgersi, però è indispensabile per preservare la funzione cerebrale al momento del sacrificio. Qualunque altra operazione altererebbe, cioè non posso usare anestetici, non posso utilizzare nulla perché sennò mi modifica la funzione del cervello. E quindi questo è in realtà condiviso da tutti quelli che studiano patologie psichiatriche, patologie del cervello in generale. Ok, la ghigliottina poi tra l'altro è stata sviluppata per questo, ma per Esatto. anche. Allora io La chiuderei. prova persino il ministero, che è tutto un dire, quindi. Io chiuderei qua, ti ringrazierei tantissimo, davvero Grazie a bello. voi, grazie a tutti, davvero. Bello poter dividere questo tempo con voi. Invitiamo tutti al prossimo seminario che sarà Mila. Sono impreparata, lo saprete, lo Ah, saprete. scusa, anche io sono impreparata, comunque le nostre mail vi arrivano numerose, Sì, sì, quindi. sì, sì, sì. E Sarà quindi. sempre un seminario estremamente interessante del dottor Bonfanti, quindi la data, avevamo stabilito una data in precedenza, poi l'abbiamo un attimo modificata, ma sarete tutti avvisati. E veramente voglio. Tolgo la parola un attimo a Gaia perché soffro di mania di protagonismo, come voi lo sapete. Ma io veramente ringrazio tutti quanti perché siete stati tanti. È veramente un grande piacere per noi ritrovarci tutti insieme, soprattutto in questo momento in cui un piccolo ritorno alla normalità fa bene al cuore. Grazie, grazie veramente a tutti. Grazie Gaia, grazie Lara. Grazie, a Grazie. presto, arrivederci, grazie. Grazie a voi, Grazie di conoscerti di arrivederci. persona, poi arrivederci. Ciao a tutti. Grazie, Ciao, Paola, grazie. Ciao, ciao. ciao.